Gli alunni della quarta C dell'Istituto Comprensivo Camerota si sono classificati primi in provincia di Salerno tra 158 comuni ed oggi sono qui a ritirare il premio Fair Play. Qual è il messaggio che vuole lasciare a questi ragazzi che hanno vinto? Allora, sicuramente che è bellissimo vincere, quindi penso che oggi loro hanno tanta gioia nel cuore. Ho detto prima, su 158 comuni Camerota è stato il primo, quindi un bel risultato. Però di aspettarsi anche le sconfitte, perché lo sport è questo, lo sport ti aiuta a vincere, a gioire quando vinci, però anche ad accettare le sconfitte e sapere che le sconfitte vanno e vengono. L'importante è avere la forza, la grinta, la determinazione per affrontare lo sport, la scuola in questo caso e anche la vita. Quello che oggi stiamo celebrando possiamo dire che è sostanzialmente una festa dello sport, dei sani valori dello sport ed è il coronamento di un percorso, lasciatemelo dire, condiviso sin dalle prime battute con tutti quelli che sono gli attori del progetto, dalla dirigente alle maestre, la mia persona, il tutor, ma soprattutto i ragazzi che con grande impegno, con grande dedizione hanno nell'elaborato vincente manifestato quelle che sono le loro riflessioni, le loro aspettative su quello che è lo sport. È un giorno veramente bello, emozionante, sia per me, per le mie colleghe e soprattutto per i bambini che sono stati i protagonisti. Infatti abbiamo vinto questo premio provinciale perché abbiamo prodotto durante l'anno una filastrocca. Il titolo della filastrocca è Filastroccando col Fair Play. Abbiamo vinto questo premio provinciale e siamo super felici. Ciao, io sono Maria José e ho quasi 10 anni e ho fatto questo cartellone insieme ai miei compagni. Puoi raccontarci la tua esperienza? Beh, è stato bellissimo perché abbiamo contribuito noi 13 a fare questa bella poesia. Sono Paolo. Ho quasi 10 anni. Com'è stata vivere questa esperienza? Noi ci siamo divertiti e comunque tutti abbiamo contribuito a fare questo cartellone. Abbiamo unito vari pezzi delle poesie che avevamo scritto noi. Io sono molto soddisfatta dei risultati che hanno ottenuto questi ragazzi e sono soddisfatta di tutti quanti voi perché voi siete il nostro futuro, siete la nostra linfa vitale per il nostro territorio, per la valorizzazione del nostro territorio e per la crescita del nostro territorio. Complimenti a tutti i ragazzi. Beh, è stato un giorno veramente speciale perché non è tutti i giorni che si festeggia la vittoria in un concorso in cui la scuola del comune di Camerota è risultata la prima su 158 comuni, come ci hanno ricordato. Non lo sapevo che erano stati così bravi. È stata veramente una bella vittoria e soprattutto una vittoria su un argomento importantissimo, il fair play, la capacità di accettare vittorie, sconfitte, di collaborare, di stare insieme con gli altri per divertirsi, per fare sport, per studiare e per tante cose che sono molto importanti. Da questo punto di vista avete visto la filastrocca che hanno inventato, che hanno composto i bambini della quarta C, è stata veramente bella perché è piena di parole importanti e significative come appunto collaborazione, gruppo, amicizia e correttezza. Ecco, questa è una cosa importantissima.